Privilegiamo anche un discorso futuristico con la partecipazione di ragazzi giovani che si affacciano per la prima volta al palcoscenico internazionale. Questa sera infatti per la prima volta disputeranno le 5 riprese addirittura il 69 kg Mirko Natalizzi e l'81 kg Riccardo Valentino. Verissimo, è insomma una serata sicuramente particolare per loro due. Sta per iniziare ufficialmente la sfida, per cui con il match della categoria dei 52 kg. Per la Spagna c'è lo spagnolo Escobar, Gabriel Escobar Mascugnano, e soprattutto per gli Italia Thunder, al peso peraltro 51,7 lo spagnolo, per gli Italia Thunder torna in pista dopo una sorta di anno sabbatico, quello che insomma è stato e speriamo che torni ad essere un pilastro e degli Italia Thunder e proprio della nazionale azzurra, perché Vincenzo Picardi ha fatto collezione di importanti medaglie di bronzo, compresa quella olimpica a Pechino 2008. Come sta Vincenzo, insomma, che viene da un lungo periodo di fermo, di stop? Sì, Vincenzo ha chiamato l'uomo di bronzo in quanto ha anellato medaglie di bronzo in giro per il mondo nei campionati europei, mondiali ed e nel torneo olimpico. È ritornato con la voglia di fare bene, si è messo in gioco come un ragazzino, come un debuttante, e questa sera guarda, ti dirò che lo vedo veramente bene. Io sono molto fiducioso su Vincenzo, ci ho parlato peraltro in precedenza, l'ho visto molto tranquillo, molto sereno, campano di Casoria del 1983, 5 volte anche campione italiano. Da dilettante, insomma, in maglietta siamo per il momento a 196 match complessivi con 134 vittorie, ne ha tantissimi all'attivo anche nelle World Series, 10 vittorie e 4 sconfitte. Questa è la sua quinta stagione in pratica con gli Italia Thunder, che poi avevano all'inizio insomma una denominazione diversa. L'ultimo match risale però al dicembre del 2014, fu una sconfitta, l'ultima vittoria al febbraio dello stesso anno, per cui dopo insomma una lunga assenza dal mondo delle WSB torna in pista anche nelle World Series. Vincenzo Picardi mi ha detto insomma che l'obiettivo chiaramente a questo punto, cioè, visto che vado avanti con massima determinazione, l'obiettivo è cercare di arrivare a Tokyo, ai giochi olimpici del 2020. Sì, ma diciamo che questo è proprio il torneo adatto per poter far sì che questi uomini di grande livello, di grande spessore, di grande esperienza possano raggiungere per loro un sogno, ma anche per noi della squadra, che li motiviamo e crediamo in loro, se no Vincenzo questa sera non sarebbe qui sul ring con noi. Noi ci crediamo assolutamente. Fisicamente a posto, insomma, risolti i problemucci che ha avuto nel recente passato. Peraltro mi diceva Vincenzo di aver già affrontato per 2 volte in passato questo Escobar Mascugnano. Sì, però proprio questo, in questi giorni gli ho ricordato che a volte le rivincite sono delle riperdite, quindi deve stare attento, perché mentre lui può affrontare l'avversario con una sicurezza eccessiva, l'avversario sicuramente in questi 2 anni è pure cresciuto abbastanza, che è un professionista spagnolo, quindi si è battuto per il titolo spagnolo di categoria, ha anellato vittoria anche in campo professionistico, quindi Vincenzo ha vinto precedentemente, ma l'avversario è cresciuto molto. Eh sì, è al debutto peraltro assoluto anche lui nel World Series Escobar Mascugnano, ragazzo del 96, e inizia in questo istante il match. Tutti gli Italia Thunder, a partire dunque da Picardi con il calzoncino bianco, tutti i pugili del French Fighting Rosters col calzoncino blu, subito ritmo piuttosto alto con lo spagnolo che dà l'impressione di voler partire in maniera decisa, è entrato con un destro largo dalla media distanza, molto rapido. Sì, però sembra essere Escobar. Fa bene Vincenzo, l'attacco si indietreggia non di molto, di un semispostamento che può rimettere il suo colpo. Naturalmente quando un avversario combatte in terra straniera cerca nelle prime riprese, come sta facendo adesso Escobar, di imprimere il suo volto. Un bel gancio sinistro dell'avversario che cambia guardia. Escobar, come dicevo, non è l'ultimo arrivato, ma è un match da vedere, un bel match dalle prime
dalle prime battute. Continua a venire avanti, è partito con buona aggressività e sin qui quel bel gancio sinistro di Escobar è stata, insomma, la cosa migliore di questa prima ripresa, che ha oltrepassato il suo primo minuto. Vincenzo Picardi è però un pugile di grande esperienza. Sì, è molto sicuro quando guarda l'avversario, non sbraita, non allarga i gomiti, è attento, è in guardia, quindi questo gli fa capire che l'eccessiva sicurezza. Sicurezza che non ha in questo momento l'avversario, in quanto bello Vincenzo. Bello il, bello il colpo, in guardia Mancino ha messo il montante destro. Sì. Questo, come ti dicevo, è una sicurezza da parte Vincenzo. Comincia a prendere, sì, ha preso le misure. Comincia ad arrivare adesso a toccare anche Vincenzo Picardi dopo, insomma, l'avvio sprint da parte di Escobar. E ancora lo anticipate, è riuscito forse a toccarlo un po' con l'ultimo destro. Si sta aprendo un po' Escobar. Sì, non riesce a venire a capo della sua azione, quindi indietreggia, invita Vincenzo, ma Vincenzo, come possiamo notare, lo prende sul tempo, non cade nel tranello, però deve stare attento a questi gancioni larghi che possono essere pericolosi. Intanto un'altra serie di tre colpi, almeno il terzo lo ha messo perfettamente a bersaglio Picardi, anche prima aveva toccato con un bel diretto sinistro, insomma, molto allungato. Sta venendo fuori nella seconda parte del round, l'esperienza è qui a molta attenzione. Però attenzione, ecco, questi ganci si incrociano con il... siccome cambia guardia spesso Escobar, riesce a portare questi ganci cambiando guardia e sono pericolosi. Eh sì, bisogna fare attenzione a queste sventole larghe, in particolare proprio forse al gancio sinistro. Qui abbassa anche un po' la guardia, non gli manca certo la personalità. Penso che sia una ripresa vinta da Vincenzo, non di molto, ma vediamo. Penso, a mio parere, che ha fatto vedere qualcosina in più, anzi. Sentiamo l'angolo di Picardi. All'angolo di Picardi il maestro Domenico Filippella del gruppo sportivo della Polizia e il gruppo sportivo di dove fa capo Vincenzo, che è un poliziotto dal 2008. Eh sì, da molti anni. Qui rivediamo qualche fase relativa al primo round. Sicuramente migliore l'avvio di Escobar, ma poi si è ben proposto Picardi. Qui questo bel diretto destro, poi parzialmente anche doppiato. C'era stato un tentativo, insomma, di schivare, di indietreggiare da parte di Escobar. Qui questa buona serie di due colpi chiusa dal diretto destro e attendiamo di vedere comparire il punteggio. È tutta data a Escobar Mascugnano questa prima ripresa. Guarda, non sono molto d'accordo onestamente, perché... No, perché si è privilegiato un po' un'aggressività, ma un'aggressività di colpi non precisi. Vincenzo ha messo bei colpi invece. Eh sì, solo inizialmente era onestamente Escobar, ecco, si era davvero fatto sentire. Ad ogni modo l'hanno vista così, e attenzione ancora, sventolaccia col sinistro che un po' sorprende Picardi, ripartito molto forte. Giudici evidentemente comunque impressionati proprio dall'aggressività, dall'esplosività che bello mette sul ring. Bravo Picardi. Adesso va bene col montante sinistro. La prima parte del match, della ripresa, la fa sempre Escobar. Vincenzo dovrebbe tenere più il centro del ring, anticiparlo un attimino. Ecco, bel gancio sinistro di Vincenzo. Bravo, bel gancio sinistro di Vincenzo, però questo non lo deve fare, non incrociarsi. Ecco, prova ad arrivare, però si abbassa in tempo Picardi e va sopra col sinistro stavolta Escobar. Qui lo anticipa, ancora si infila nel mezzo col diretto destro Picardi. A questo punto è forse necessario, ecco, che... Ecco che Vincenzo quello deve fare, benissimo. Colpi diritti, non deve abbassare. Oh, no, Vincenzo. Oh, mamma mia, castigato pesantemente. Cos'è stato? No, È finita. Credo che sia stato un montante destro. Sì, terribile. È finita. Si è incrociato. Non ho visto, ecco, bene il colpo. Si è incrociato, quello che dicevamo, sul gancio dell'avversario. Sì, forse un gancio. Adesso rivedremo la vittoria per KO al secondo round, KO tecnico per Escobar. Adesso rivedremo il tutto. È proprio quello che stavamo dicendo.
E adesso guarda, eccolo qua, qui no, siamo ai momenti che precedono. Ecco, in uno scambio a brevissima distanza. Ecco, il sinistro, credo, perché poi ecco, da qui si vede... No, guarda che è una testata, cavolo. Beh, attenzione. Attenzione, facciamo attenzione, è una testata, una testata. Guarda, chiedo alla regia se è possibile, ecco, di riproporre ancora, perché... Oh. Perché non si riesce onestamente a capire bene come sia venuto fuori dopo questo KO. Sembra effettivamente una testata, magari involontaria. Ma sì, assolutamente. Ma ha preso una testata involontaria Vincenzo Picardi. E si lamenta ancora, forse non se n'è accorto. Peraltro... Biagio Azzurro ha abbandonato la nostra postazione e credo che sia andato proprio, insomma, a parlare con Picardi. E da qui, per carità, non è la ripresa giusta, ma sì, poi si vede anche partire un colpo che va solo parzialmente a segno, ma a scuotere, a far cambiare espressione, a mandare in pratica KO Picardi, pare assolutamente che sia stata una testata. Dal mio punto di vista assolutamente involontaria da parte di Escobar. Forse non se ne è accorto nemmeno lui, ma ripeto, sembra assolutamente, insomma, una testata. La ripresa dall'alto, insomma, qualcosa faceva intravedere. La seconda che abbiamo visto mi sembrava perfetta e proprio si vede l'impatto tra la parte esterna della tempia destra di Escobar e la stessa parte esterna della tempia destra di Vincenzo Picardi. Ma sì. Gabriel Escobar Mascugnano. Knockout. Knockout. Ad ogni modo, knockout. Poi dopo la testata si ci accompagna sopra anche un paio di colpi, ma ripeto, onestamente è un KO tecnico molto molto strano, insomma, è molto discutibile. La verità poi, insomma, la sa solo Escobar, però ecco, mi sento di dire che non ci sia volontà.